Cesare Pedoni, una tromba che ha sempre legato il suo modo di suonare ad una simpatia, un'allegria. Poi per me avere Cesare su questo palco ha un doppio, come dire, ha un doppio significato. Cesare è arrivato, no, adesso fa il patacca perché lui faceva quelle parti lì, però adesso scherza, ma veramente Cesare, e niente, dai, cerca di stare un po' serio, hai messo anche il fiocco, quindi lui era praticamente, era il patacca del gruppo. Gli ho detto stasera, gli ho detto cerca di venire su palco vestito insomma un po' più, non proprio come eri in quegli anni. Adesso mi sembra che sei passato un po' di là, sai, cioè, che un po' troppo, una mezza misura, no? E il patacca sono io. Sai che mi ricorda molto? Ti ricordo? Il povero Andreotti che aveva che mangiava così, no? Ce l'ha. Questo no, non senza offesa, eh? Senza offesa. No, no, vabbè. No, stava per mandarmi, andava da una parte. Quindi. Allora, dove suoni? Cosa suono? No, scusatemi, al volo due cose. Cesare ha avuto veramente un problema fisico gravissimo. Noi lo diciamo col sorriso, ma è resuscitato praticamente. No, l'applauso ci vuole. Il palco comunque e la musica ti fa sorridere su cose serissime. Lui è qui, ma veramente per un miracolo incredibile. Diciamo solo quello. Se vedi che pendo. Io tutte le mie paure quando l'ho chiamato, ma scusa, devi suonare la tromba, ce la fai, sicuro. Poi mi sono rassicurato, perché siccome lui abita sopra il ragazzo di mia figlia, che ha l'hotel, dell'hotel Vittoria, che dorme, come tutti gli albergatori, dormono dalle 2 alle 4. E lui suona la tromba, che ora? Dalle 2 alle 4. Quindi io facevo finta di essere, come dire, sociale nel dire, ma sì, ma vabbè, hai ragione con Matteo, dice, ma sì, hai ragione. Però alla fine il discorso qual era? Che ero contento perché sapevo che stavi studiando. Scusate, allora, uno fa il portiere di notte e alla mattina dorme, l'altro fa l'albergatore al pomeriggio, e io quando suono? Beh, cambia casa, viene a abitare a Gatteo, prima, che a Gatteo sì, abbiamo le soluzioni, vero sindaco? Fammi suonare, dai. E devi andare al microfono, è lì il tuo microfono. Può suonare anche qui? Anche qui? Quello delle donne suona, suona in quello delle donne. È il tuo microfono, guarda, è pronto. Certo, abbiamo preso di mira. Sì. Come può andare stasera? Concentriamoci però, perché il brano è veramente una perla del repertorio Casa Deiano. Concerto solare.